getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, ringrazio infinitamente per essere qui insieme a noi. Adesso quando mi sono messo da questa parte ho visto la sala così piena, devo dire che non me l'aspettavo che saremmo riusciti ad avere tutte queste risposte. Per noi è una sfida. Io ho detto prima, mentre parlavo con i miei familiari, con la mia compagna, che ho fatto scuola in questi 13 anni. Sono stato a studiare fuori e poi sono tornato ad Avellino, perché io sono nato qui, mi sento irpino, perché sono di Paternopoli, quindi nessuno mi potrà mai togliere questa cosa. Tifo Avellino come tutti, un po' la maggior parte di voi, quindi anche se vivo a Roma. E questa sfida è una sfida per me ardua ma è importante. Molti dicono, spesso dicono, nessuno è profeta nella propria patria, ma vediamo se poi alla fine avremo ragione o no. Io devo dire che poi insieme a tutti i ragazzi dello staff, che poi conosceremo dopo nel corso della serata, abbiamo iniziato questa sfida. Che cosa succede? Lo staff che io utilizzo negli eventi sia di Roma che di giro per l'Italia sono tutti ragazzi di Paternopoli, la maggior parte. Che cosa abbiamo detto? Perché stiamo riuscendo a conquistare l'Italia e non possiamo conquistare la nostra terra? E allora ci è venuta l'idea di provare a fare qualcosa qui sul territorio irpino, quindi nella provincia di Avellino. E che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di far nascere una sorella minore di Sporting Tour, e poi capirete perché. Perché il presidente di Sporting Tour è mia sorella, quindi mia sorella minore, quindi proprio chi poteva di più rappresentare questa realtà. E con Sportland abbiamo pensato di portare un po' la nostra esperienza che abbiamo cresciuto in questi anni, sia a Roma ma poi in giro per l'Italia. Il vostro primo pensiero, perché poi facendo le telefonate, invitando un po' in tutte le associazioni sportive, tutti dicevano no, ma a Roma è semplice lavorare, qui non ci sono le strutture, qui non abbiamo la cultura, non abbiamo... Invece no, quello che dico io è le persone fanno attività, fanno l'associazione. L'importante è crederci. With each other. Sisters, head my brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Paolo, effettivamente io, essendo la sorella minore questa, quindi cerchiamo di realizzare questo progetto qua nel territorio irpino, naturalmente con l'aiuto di una squadra. E niente, ci proviamo e vediamo. Lo stesso coraggio di Giampaolo, che a voi porta naturalmente non hai paura, assolutamente. No. Quindi ci sarà sempre la super regia poi di Giampaolo. Sì, esatto. Vabbè, con una squadra così bella, poderosa, sicuramente avremo tanto da farsi. Ma io volevo un grosso applauso per tutti un po' i ragazzi con la maglia verde che qui vediamo in giro per la sala. Questo è tutto lo staff un po' che noi
ci danno la mano e ci supportano tutto l'anno nelle varie manifestazioni, nei vari eventi. Quindi bisogna dire a Giampaolo che si parte, qui è una novità per Avellino e provincia, però avete già l'esperienza maturata, diciamo, in questi ultimi anni. Sì, 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 l'esperienza è tantissimo. Claudio è un esperto che segue sempre tutti i campi, la logistica, un po' tutto quello che facciamo durante l'anno, ma soprattutto gli eventi in giro per l'Italia. Bravo. Angelo è un po' un esperto sulla parte tecnica, calendari, regolamenti e quant'altro, quindi lui il campionato che facciamo a Roma con 205 squadre giovanili, 32 squadre di calcio a 11, 16 di calcio a 8 e 16 di calcio a 5 femminile, quindi un po' segue tutto lui la parte tecnica dei tornei. Invece Felice è un po' lui che si occupa del booking di tutti gli alloggiati. L'anno scorso abbiamo alloggiato 25.000 persone in giro per l'Italia. Quest'anno stiamo andando un po' su tutta la... siamo sulla scia, sicuramente cresceremo. Già domani partiamo per l'Alba Adriatica, perché questo fine settimana abbiamo le finali provinciali e regionali Lazio degli amatori. Invece Angelo è un po' la parte di Angelo Morsi, è un po' la parte dei computer, della logistica, del sito, si occupa un po' di tutto, l'implementazione dei vari siti della nostra maniera. Abbiamo iniziato il primo anno con Claudio, dovevamo portare 60 persone ad Alba Adriatica, il primo anno siamo arrivati a 600, storia di recente, che l'anno scorso abbiamo chiuso a 25.000. Siamo un po' partiti anche col mondo giovanile a Roma, sembra facile dire Roma è più semplice lavorare, ma invece in realtà è molto più dispersiva. Quest'anno abbiamo chiuso i campionati con 205 squadre, campionati giovanili sia di calcio e di calcio a 5, quindi noi non abbiamo grosse pretese, vogliamo iniziare piano piano, sicuramente puntiamo un po' sulla qualità. Quindi loro sono vostri concittadini in un certo qual modo, quindi la provincia di Avellino. Se sono stati bravi a conquistare Roma, figuriamoci ci proviamo. Se qui giocate in casa. Siamo presuntuosi, ma soprattutto noi, la nostra realtà è quella di stare, come tu pensai, noi siamo più bravi a stare in mezzo al campo. Quello che noi vogliamo portare, quello che vogliamo dire, noi dobbiamo essere di supporto alle società sportive, quindi capire le loro esigenze, soprattutto abbattere un po' i costi, perché i costi dei vari campionati sono un po' più alti. Noi sicuramente lavoreremo su questo. Quello che voglio dire, noi adesso, stasera è stato un momento per conoscerci e quindi stare qui a giocare, per conoscerci un po' tutti quanti. Grazie di tutto e buonasera e buon rientro a casa.